Allora, buonasera a tutti gli sportivi piombinesi e non. Siamo qui con Alessandro Procacci, uno dei grandi protagonisti di questa vittoria su Vicenza. Primo piccolo ostacolo passato, ma il cammino è ancora lungo. Sì, sì, siamo contenti, era una partita dura, lo sapevamo, però ci dobbiamo avere fame. Ci dobbiamo avere fame, non ci dobbiamo accontentare di questa partita in casa, quindi dobbiamo lavorare ancora questa settimana per arrivare ancora più pronti giovedì. Questa fermata, questo stop per l'infortunio forse ti ha fatto recuperare anche un po' di energie, sei rientrato in grandissima forma. Sì, probabilmente mi riallaccio alla cosa che ho appena detto, avrò passato un mese e mezzo fermo, quindi sono rientrato con una voglia di ricominciare, di riallenarmi, di rigiocare, quindi un po' le gambe, ma anche c'è stata motivazione proprio a rientrare, la voglia. Bene, ti faccio una domanda un po' cattiva, ma sei stato uno dei migliori realizzatori della serata, quindi uno di quelli alla mano migliore. Ma questi liberi, non per te, ma per tutta la squadra stasera. È vero, infatti giovedì sarà sicuramente una chiave dove, diciamo, non so adesso le percentuali, non penso durante l'anno ci siano state percentuali così, però... Poco superiori al 50% stasera. Ok, quindi purtroppo oggi è andata così e dobbiamo... Per andare avanti ci serve tutto, rimbalzi, tiri liberi, percentuali da tre, tutto quanto, quindi dobbiamo stare sul pezzo. Beh, intanto stasera ci siamo guadagnati qualcosa di importante, tornare qui davanti a questo meraviglioso pubblico. Sì, 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 infatti è stato bello, c'era tanta gente, anche grazie al pubblico siamo riusciti a non mollare, e bene così. Grazie Alessandro.